oggi le discriminazioni verso le persone gay, lesbiche, trans e verso le donne sono ancora tante, la violenza è ancora presente e quindi serve una legge per punire questi episodi e soprattutto educare e prevenirli. Una legge contro l'omo, bis, trans, lesbofobia e la misoginia. Questo è l'obiettivo della mobilitazione nazionale della Parte dei diritti promossa da ArciGay, che anche ad Arezzo è scesa in piazza. A tingersi dei colori dell'arcobaleno è stata Piazza San Jacopo, dove 150 figuranti hanno dato vita ad un flash mob statico rispettando le disposizioni previste dalle norme anti-Covid. Un'iniziativa dunque a sostegno della proposta di legge presentata dal parlamentare Alessandro Zan, con discussione a Montecitorio, adesso slittata data da destinarsi causa contagio Covid di molti deputati. La speranza che abbiamo è quella che tutte le forze politiche, tutte, perché non è una questione ideologica questa, è un tema trasversale, speriamo che appunto tutte approvino questa legge e quindi facciamo un altro passo per l'uguaglianza di tutti e tutte. In piazza anche le storie di chi sulla propria pelle ha vissuto episodi di omofobia, come Francesco Simoni, professore valdarnese, fotografato di nascosto e poi insultato sul web. Una vicenda che adesso si è conclusa con 5 condanne per diffamazione aggravata a mezzo social. Una persona, mentre io mi recavo al Pride di Siena, mi aveva fatto una foto, l'aveva postata su Facebook e aveva commentato postandola "farà coccodè?" e una serie di commenti, diciamo tutt'altro che elogiativi, avevano seguito questo post. E niente, io quando ho saputo questo fatto ho denunciato alla magistratura e la magistratura mi ha dato ragione. Ti ha portato dei problemi questo fatto? A me no, perché sono una persona che ha una sua forza, sia umana che sociale, però perché avevo questa forza, avevo un'età, un lavoro, un reddito, un ruolo sociale, ma invece se non ce l'avessi avuto sicuramente.